nei nostri passati incontri, abbiamo chiamato alcuni ospiti a farci da l'introduzione del tema di dibattito. E quindi stasera tratteremo, ritorniamo sul tema con un'altra prospettiva sul tema della robotizzazione. Stasera tratteremo in particolare il tema della robotizzazione in funzione di Industria 4.0, quindi non solo l'aspetto tipico del robot, ma l'aspetto tipico del robot e della funzione, delle varie funzioni di ottimizzazione dello spruzzo, in questo caso con una particolare attenzione alle vernici liquide. Il tema ci viene introdotto da Marco Morlacchi di Lesta, che lo ha sviluppato insieme a Giovanni Sala di Spray Vision, mi sembra che si chiami il prodotto, ecco, diciamo insieme hanno la possibilità di fare un controllo fine del tipo di lavoro d'applicazione che fa il robot, e che ci sembra una cosa molto interessante e molto avanzata. Ecco, per cui io direi che do la parola a sia Marco che a Giovanni, poi vedete voi chi inizia per primo, o se lo fate in dibattito, insomma, voi vi gestite questo momento, dopodiché tutti sono liberi di intervenire, domandare e così via. Ecco, quindi Marco e Giovanni, prego. Ok, buonasera a tutti. Parto io con la discussione, poi ovviamente Giovanni, anche se vuoi introdurti, nessun problema. Ok? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Massimo Malavolti, Patrice, Giovanna, Ilaria e tutta la redazione per aver creato questi spazi di condivisione, interessanti spazi di condivisione delle informazioni. E altresì vorrei ringraziarli per avermi invitato a parlare un po' di questo argomento odierno della 4.0. Direi che prima di introdurre il concetto della 4.0 e l'applicazione dei nostri sistemi con la 4.0, vorrei contestualizzare un attimo la mia azienda nell'ambito. Quindi io sono Marco Morlacchi, sono tecnico commerciale in Lesta. Lesta è una realtà che nasce nel 2010, quindi una realtà giovane, quest'anno facciamo 10 anni, e si occupa di progettare e sviluppare, ovviamente vendere, sistemi automatici per la verniciatura industriale. Ora non so se è possibile condividere una breve presentazione che ho fatto. Sì Marco, è possibile, c'è scritto condividi schermo. Sì, condividi a destra, che però non mi fa fare nulla, non capisco perché. Cliccando su condividi non mi fa condividere la... Va bene, ad ogni modo. Lesta, come vi dicevo, è una realtà che nasce nel 2010, quindi è una giovane realtà, costituita da tre soci fondatori, e attualmente contiamo più di 350 installazioni nel mondo. Le applicazioni che abbiamo sviluppato, quindi per la verniciatura industriale, coprono svariati settori, coprono applicazioni di verniciatura per il legno, verniciatura per la plastica, verniciatura per il metallo, materiali compositi, e applicazioni che prevedono sia l'utilizzo di sistemi a polvere, sia l'utilizzo di sistemi a liquido e sia l'utilizzo la spruzzatura di Gelcoat o fibra di vetro. Quindi diciamo che i settori applicativi sono svariati. Venendo a quello che è il cuore dell'attività, quindi l'attività principale di Lesta in termini di automazione, la nostra produzione consiste fondamentalmente nella realizzazione e progettazione di robot antropomorfi in autoapprendimento.
L'autoapprendimento è la caratteristica principale del robot e rappresenta il modo di programmare il robot. Penso che ai più sia noto il principio di funzionamento dell'autoapprendimento come modalità di programmazione del robot. Ad ogni modo do una breve descrizione. Il contesto della verniciatura industriale è un contesto in cui andiamo a installare un'automazione che però deve essere il più semplice possibile, in quanto l'applicazione della vernice deve essere fatta da un verniciatore. Il metodo più semplice, il metodo più diretto che abbiamo è proprio l'autoapprendimento. L'autoapprendimento consiste nella possibilità da parte dell'operatore, che è un verniciatore, non è un tecnico, un softwareista, ma è un verniciatore che ha l'esperienza, che sa esattamente come verniciare quel particolare che sta arrivando in linea. Consente quindi al verniciatore di trasmettere direttamente le proprie conoscenze alla macchina. Come lo facciamo? Semplicemente andando a sbloccare quelli che sono gli assi del robot, quindi i motori del robot, dal braccio del robot stesso. Il robot in questo caso rimane bilanciato pneumaticamente, quindi molto leggero, e l'operatore potrà andare a muovere il braccio e durante questa fase il software va a registrare, mediante ovviamente dispositivi quali encoder, va a registrare tutti gli spostamenti di tutti gli assi, che tipicamente possono essere o 5 o 6 o di più nel caso in cui abbiamo assi esterni, come ad esempio robot su carri esterni, va a registrare il percorso che il verniciatore ha insegnato. Quindi il grande vantaggio è innanzitutto la semplicità, la possibilità di trasmettere direttamente la propria esperienza alla macchina, la velocità di programmazione, perché la programmazione del robot è direttamente il tempo di verniciatura, e quindi anche la possibilità di vedere direttamente l'applicazione sul prodotto. Una volta fatto questo, l'operatore, una volta verniciato fisicamente l'oggetto, l'operatore potrà quindi salvare il programma e il pezzo successivo che arriverà in linea, il robot replicherà fedelmente quelli che sono stati i movimenti imposti dal verniciatore. Ovviamente comprese l'attivazione o lo spegnimento della pistola di verniciatura. Unitamente al robot forniamo un joystick che serve proprio a comandare l'apertura e la chiusura della pistola, ad esempio dell'ago della pistola, piuttosto che comandare eventuali assi esterni, quali rotazione dei pezzi, piuttosto che movimentazione del robot su assi esterni. Questa è la caratteristica primaria del robot. La seconda modalità è la prima modalità di programmazione del robot. La seconda modalità di programmazione del robot è la possibilità di prendere direttamente i punti in campo e generare quindi delle traiettorie di verniciatura seguendo quelli che sono i punti che sono stati salvati dal robot stesso. Quindi diciamo che è una tipologia di programmazione che si avvicina più alla programmazione di un robot industriale, no? Programmazione per punti. La terza modalità di programmazione è la programmazione offline. Con la programmazione offline l'ESTA ha sviluppato internamente il proprio software di programmazione, un CAD-CAM, che permette di andare a importare i pezzi, il 3D dei pezzi, un ambiente che viene definito Point Studio, il nostro software, permette quindi di andare a creare il percorso di verniciatura su un computer, andando quindi quelli che sono gli angoli con cui la pistola deve raggiungere il determinato punto, piuttosto che le velocità, piuttosto che le distanze dal pezzo, dalla superficie del pezzo. Una volta creato questo tipo di programma, la macchina è direttamente, il robot è direttamente collegato al computer, quindi al software, e mandiamo direttamente il programma in lavorazione con la macchina. Una volta vista l'efficacia, la bontà del programma, si può decidere di salvare piuttosto che tornare a modificare il programma. Diciamo che questo è il classico metodo di programmazione, però è anche quello un po' più complicato, che richiede delle competenze superiori, ovviamente. In generale, l'ESTA ha sviluppato le proprie macchine e i propri software proprio per essere semplici e di facile utilizzo. Questo è un tema che poi ci permette di ricollegarci al discorso dell'industria 4.0, cui vorrei arrivare ora, in questa fase, proprio per introdurre quella che stiamo vedendo, quella
quella sorta di cambiamento che stiamo vivendo negli ultimi dieci anni, che viene definita come quarta rivoluzione industriale. Il concetto di industria 4.0 va di pari passo col concetto di quarta rivoluzione industriale e può essere definita a 4.0 come una combinazione tra l'automazione, quindi il robot, e l'interconnessione dei processi industriali e delle macchine utilizzate per attuarli, con l'obiettivo finale di ottimizzare la produzione e poi anche le condizioni di lavoro. Quindi con la 4.0 viene proprio creato questo legame fra l'automazione, il robot in sé, e l'interconnessione con i processi industriali. Quindi il robot non è più una macchina separata da tutto il resto, ma deve avere una serie di input e fornire, diciamo, una serie di output da e verso l'impianto e tutti i vari processi. In generale, quelli che sono i dettami della 4.0, quindi i punti cardine della 4.0, sono che, in primo luogo, che la macchina deve essere dotata di un sistema di controllo, tipicamente con CNC o principalmente con PLC. Le nostre macchine, i nostri robot, le soluzioni che forniamo sono ovviamente controllate da un PLC. Noi generalmente come PLC e come componentistica elettronica utilizziamo Beckhoff come fornitore per quanto riguarda motori e tutta la parte di azionamenti e di automazione. Quindi ovviamente il robot è dotato di un PLC. Inoltre deve un secondo principio cardine della 4.0 è che le macchine devono avere la capacità di essere interconnesse a quelli che sono i sistemi di fabbrica, con eventuale caricamento da remoto delle istruzioni di lavoro. Qui diciamo che si sviluppa molto di più l'argomento, nel senso che le modalità con cui si può rispondere a questa seconda voce sono diverse. La modalità semplice è mediante il PLC del robot. Il PLC presenta ovviamente dell'ingresso e delle uscite, degli ingressi che sono tendenzialmente Ethernet, che permettono quindi di collegare la macchina a un server, ad esempio, server che è posizionato nell'ufficio dell'azienda. Dal server possiamo andare a caricare le informazioni sul robot, quali ad esempio i programmi, possiamo generare per esempio... Ha avuto un problema, si è sconnesso. Anch'io sono stata buttata fuori. Giovanna? Mi sentite? Giovanna, scusami. Sì, è tornato Marco. Sì, Marco. Okay. Sì, Marco. Ok, perfetto. Marco, sono stato disconnesso. Sì. Scusa Marco, tu hai dei filmati da far vedere e non riesci a condividerli? Allora, era una presentazione. Ah. Ok. Perché, ripeto, se clicco su condividi purtroppo non mi fa niente, cioè non mi compare alcun, non mi dà alcuna possibilità di condividere. Non so se posso mandare la presentazione. Sì, mandala subito che la giriamo noi. Proviamo almeno. Sì, la metti sulla chat. Ok. La vedete? Ah no, sta caricando ora. Sì, tu puoi magari anche andare avanti intanto. Ok, prego. Sì. Dicevo appunto, il secondo principio cardine appunto l'interconnessione con i sistemi informatici di fabbrica, tramite PLC, ad esempio, in modo molto semplice possiamo andare a collegarci ai server aziendali e
mandare quindi le informazioni dal server verso la macchina in termini di programmi che vogliamo andare a caricare sul robot, piuttosto che avere informazioni della macchina, come log di produzione della macchina, quindi sapere quello che è stato fatto durante la giornata in termini di tempi di realizzazione di verniciatura, tipologia di prodotto, informazioni circa i parametri di verniciatura, portata, atomizzazione, apertura del ventaglio, informazioni circa il colore che è stato impiegato. Quindi per ogni singolo programma abbiamo tutta una serie di informazioni che possono essere condivise indietro dal robot verso appunto il server o comunque sistemi di gestione quali SAP, S400 eccetera, che permettono quindi di avere queste informazioni in modo remoto dall'ufficio. Inoltre deve essere ovviamente la macchina idonea ad un'integrazione con il sistema logistico della fabbrica. Abbiamo diverse opzioni anche in questo caso. Una di queste è un pacchetto software e hardware che possiamo ad esempio fornire, che permette di generare appunto e analizzare quella che è la coda di produzione. Quindi una prima modalità è avere ad esempio un quadro di gestione della coda posizionato nella zona di carico di un convogliatore. Mi immagino una configurazione appunto con convogliatore, zona di carico in cui l'operatore va a caricare i pezzi sulla linea, su un convogliatore a terra piuttosto che aereo, e con pezzo che parte verso il processo di verniciatura. L'operatore quindi in fase di carico può andare a informare, popolare quella che è la coda di produzione, software che è direttamente collegato al robot. Quindi il robot sa esattamente quello che sarà l'ordine dei pezzi, l'ordine con cui i pezzi gli arriveranno in fase di verniciatura. In questo modo, in questa maniera, in modo del tutto automatico, permette di richiamare i programmi di verniciatura, richiamare i parametri di verniciatura che sono salvati all'interno dei programmi di verniciatura, richiamare eventuali cambi colore. All'interno della lista di prodotti che si vanno a caricare, che possono essere appunto caricati o manualmente dall'operatore andando a digitare sul monitor in zona di carico, piuttosto che utilizzando un barcode con caricate tutte le informazioni, tutte queste informazioni vengono trasmesse al robot. Supponiamo quindi che ho caricato un pezzo che deve essere colorato di blu e il pezzo è associato a un codice a barre a cui è associato il nome del programma. In automatico, quando il pezzo arriva in zona di verniciatura, se il colore che in macchina era caricato nel sistema di verniciatura era caricato, procede con questo colore. In alternativa, il robot va in lavaggio, carica il nuovo colore, carica il solvente, carica il nuovo colore e ricomincia quindi il processo di verniciatura in modo del tutto automatico. Questo ovviamente dipende anche dal grado di automazione che presenta l'equipaggiamento di verniciatura. Con l'equipaggiamento di verniciatura e con il convogliatore in generale, il robot ha un grande scambio di dati, no? Un grande scambio di informazioni. Il robot può agire come slave o come master. Se agisce ad esempio come master, eccoci qua, nel momento in cui ti chiedo tanto di fermarti un attimo su questa slide. Questa rappresenta, scusate, mi interrompo un attimo, torno indietro, però rappresenta un po' l'essenza di quello che è l'autoapprendimento. Sulla sinistra vedete l'operatore che sta movimentando il robot per verniciare il pezzo, quindi sta verniciando fisicamente il pezzo. Sulla destra invece vedete il robot in modalità automatica che sta ripetendo quanto gli è stato insegnato dal verniciatore. Questa è una configurazione di robot, ad esempio, che abbiamo fornito al nostro cliente con robot appeso su carri esterni, quindi abbiamo un carro Z che permette sali e scendi del robot, e un carro trasversale, un carro X, che permette lo spostamento a sinistra e destra del robot. Sempre nell'ottica di rendere semplice e intuitiva e semplificare il più possibile l'operazione di verniciatura, su questi tipi di macchine abbiamo anche un'opzione che chiamiamo Follow Me. In automatico, quando l'operatore sta insegnando al robot, quindi sta attuando la fase di insegnamento, di teach, se l'operatore ha necessità di spostare il robot
più a sinistra, più a destra, più in alto, più in basso, unicamente aumentando l'angolo, quindi sbracciando, diciamo, più o meno il braccio del robot, andiamo ad attivare gli assi esterni. Quindi non abbiamo neanche necessità di avere una console che permetta l'attivazione dei carri esterni. Ovviamente la forniamo di default, però abbiamo anche questa opzione software proprio per semplificare l'utilizzo. Quindi l'operatore deve spostarsi un po' più in alto a verniciare, in automatico il carro sale, deve spostarsi un po' più in basso, in automatico il carro scende e va a seguire il robot. Stessa cosa sinistra destra. Quindi appunto, vi dicevo, questa rappresenta un po' l'essenza dell'autoapprendimento. Qui abbiamo la definizione di industria 4.0, quello di cui vi parlavo prima, e nella slide successiva abbiamo poi quelli che sono i principi cardine a cui ci riferiamo, no? Per definire, per dire se un macchinario è in 4.0 o no. Vi parlavo appunto adesso del terzo punto e di come avviene la relazione fra robot e altri elementi, quali convogliatore, quali informazioni che arrivano quindi da un PLC del convogliatore, per esempio, piuttosto che informazioni che arrivano dall'equipaggiamento di verniciatura. Se il robot agisce come master, noi andiamo a controllare, oltre ovviamente al robot stesso, andiamo a controllare anche quelle che sono le operazioni dell'equipaggiamento di verniciatura, per esempio. Quindi nel momento in cui al robot, tramite la coda di produzione, arriva l'informazione circa il cambio colore, no? È il robot che informa l'equipaggiamento di verniciatura di caricarmi il colore giallo, supponiamo, e di avviare il processo di verniciatura. A quel punto l'informazione è passata all'equipaggiamento di verniciatura, il quale inizierà il suo processo, quindi il robot va in posizione di lavaggio, l'equipaggiamento di verniciatura carica il solvente, carica il nuovo colore. Una volta che l'equipaggiamento di verniciatura ci dà l'ok, quindi il PLC del sistema di verniciatura ci dà l'ok, vuol dire che il colore è caricato, il robot torna in posizione e inizia quindi il programma, la ripetizione del programma. Il Production Manager, che è questo software che vedete in slide, è proprio quel software che abbiamo sviluppato che viene installato nella zona di carico, ad esempio, di un convogliatore. Come vedete nell'immagine di destra, nella parte bassa, compare la lista dei prodotti che sono stati caricati. Anche qui la modalità di carico del prodotto, come vi ho detto prima, di aggiunta del prodotto da verniciare, può essere fatto in diversi modi. O l'informazione arriva direttamente dal sistema gestionale dell'azienda, quindi l'operatore, il cliente, ha la propria coda di produzione giornaliera e la manda direttamente al robot, quindi l'operatore carica direttamente i pezzi senza toccare nulla. Oppure l'operatore può utilizzare, se l'azienda utilizza un sistema con gestione tramite barcode delle informazioni, l'operatore può caricare il pezzo nella zona di carico dello stesso e tramite pistola può andare a caricare l'informazione, quindi popolare la coda. Oppure l'ultima alternativa è un'alternativa manuale, in cui l'operatore va a digitare direttamente sul quadro e scegliere il programma. Ovviamente questa è la soluzione un po' più semplice, però anche che può creare maggiori problemi, maggiori margini di errore, in quanto in questo caso il fattore umano è un po' più preponderante, perché è proprio lasciata all'operatore che ha la popolazione l'aggiunta degli elementi sulla lista di produzione. Questo sistema è un sistema che può vivere anche di vita a sé stante, nel senso che non è ovviamente legato unicamente al robot. È un sistema che può controllare anche diverse altre applicazioni. Ad esempio abbiamo installazioni in cui il sistema di questo tipo va a controllare anche le temperature del forno. Abbiamo dei clienti che richiedono anche variazioni di temperatura del forno a seconda del tipo di pezzo che gli sta arrivando. L'informazione può essere caricata in questo modo. Quindi a prescindere dal robot può anche vivere di vita a sé stante. Un'ulteriore evoluzione, ad esempio, di questo tipo di prodotto è il sistema con tag RFID. Quindi anziché avere un software di questo tipo e anziché trasmettere l'informazione da quadro in zona di carico al robot, l'informazione può viaggiare su convogliatore direttamente tramite un tag RFID. Quindi il tag viene avvicinato dall'operatore sul quadro della coda, su cui è presente un'antenna a radiofrequenza che trasmette l'informazione al tag. Il tag viene
installato sul convogliatore, su un'apposita bilancella, in diverse sezioni che possono essere, ad esempio, zona di carico, in cui l'operatore, il sistema permette di mostrare su dei televisori come le procedure, come caricare il pezzo, piuttosto che nella zona di verniciatura, in cui va a richiamare l'informazione sempre tramite tag RFID e antenna di lettura, piuttosto che nella zona di scarico dei pezzi, in cui può essere presente un'altra antenna di lettura, quando il tag passa trasportato dal convogliatore vicino all'antenna di lettura, ad esempio, di nuovo su dei televisori può essere mostrato come deve essere scaricato il pezzo e come si dice, e imballato. Stesso discorso ovviamente se dobbiamo fare una mascheratura dei pezzi, quindi anche in questo caso possiamo mostrare all'operatore come deve essere mascherato il pezzo. Quindi invece di avere delle informazioni cartacee abbiamo delle informazioni digitali mostrate su dei televisori, e anche nuovi operatori che dovessero iniziare il lavoro hanno le informazioni direttamente in quell'istante, in quella posizione, senza dover andare a cercare fra mille fogli. Marco, scusa. Sì. Puoi dire tu alla Patri quando devi andare avanti con le slide? Sì, certo, certo. Puoi tornare su, per favore? Ancora di una. Giù, no, scusami, scendi pure adesso. Ancora di una. Mi manca la slide, quella dell'industria 4.0, che non vedo. Dovrebbe essere la slide 7. Non la vedi? È una slide con proprio intitolata industria 4.0. Eccola qua, no? Quella dopo? Eccola qua, questa qua, perfetto. L'altro punto è il quarto qui elencato, essere dotata di un'interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva. Come vi dicevo, i robot sono progettati, sono realizzati, e ovviamente anche il software è stato realizzato proprio per essere il più semplice possibile, e per limitare anche quello che è il margine di errore dell'operatore potenzialmente. Se scendi, Patrici, se scendi di due slide dovrebbe esserci la parte di robot manager, in cui si vedono un paio di immagini, ecco. Queste sono due pagine, due screenshot della pagina di ripetizione automatica del robot. Nella pagina di ripetizione automatica abbiamo semplicemente sulla sinistra start e stop, quindi per avviare, in questo caso manualmente, start e stop, avviare o fermare la ripetizione, andare ad agire sulla velocità di ripetizione del robot. Come vedete sotto abbiamo speed 100 e due tasti che permettono di incrementare o decrementare quella che è la velocità di ripetizione. In più abbiamo anche tutta la lista di quelli che sono i programmi che sono in pancia al robot e che il robot andrà a ripetere uno in fila all'altro, più tutta la lista ovviamente dei programmi che sono stati generati. Per l'applicazione a liquido possiamo andare a controllare ulteriori parametri, che sono i parametri di verniciatura, quindi apertura del ventaglio, atomizzazione e portata, tipicamente. Parametri di verniciatura che ad esempio trovate nell'immagine di destra, dove vedete 4.70 bar, 54%, eccetera. Questi sono portata, atomizzazione e apertura del ventaglio. Quindi agendo su questi valori andiamo ad agire sulle delle valvole pneumatiche che regolano di conseguenza questi tre elementi, questi tre parametri. Una volta settati i parametri, si va a creare il verniciatore, crea il percorso di verniciatura registrandolo, e questi parametri vengono di conseguenza salvati all'interno del programma di verniciatura. Nel momento in cui il robot si troverà a ripetere questo programma, richiamerà in automatico questi programmi, questi parametri di verniciatura, compresa la velocità e quant'altro, e tutte le informazioni. All'interno del software poi ovviamente abbiamo le altre pagine che riguardano la manutenzione, che riguardano la generazione di programmi, l'editing di programmi e quant'altro. Però ad ogni modo, ripeto, il software è stato creato per essere semplice e di facile utilizzo. Puoi tornare su, per favore, alla slide di prima?
Ok? Un altro principio è disporre delle certificazioni vigenti, rispondere ai più recenti parametri di sicurezza, questo ovviamente va da sé in quanto produttore di macchine, quindi ovviamente deve essere una caratteristica che la macchina deve avere, e poi essere dotata di sistemi di telemanutenzione, telediagnosi e controllo in remoto. Le macchine ovviamente sono collegate a internet, i robot sono collegati a internet, noi da remoto possiamo entrare nel PLC della macchina, ovviamente su richiesta da parte del cliente, qualora dovesse esserci una richiesta di manutenzione o di assistenza, possiamo entrare da remoto, quindi dall'ufficio, entrare da remoto nel software della macchina e andare quindi a controllare quelle che possono essere le problematiche. Il tutto ovviamente in tempo reale. Quindi diciamo che generalmente questo permette spesso di risolvere circa l'80% delle potenziali problematiche che possiamo avere. Quindi statisticamente siamo più o meno su questo valore. Direi che ho detto un po' tutto riguardo alla presentazione dei nostri robot e di come vengono fatti appunto in ottica 4.0. A conclusione vorrei dire, le macchine ovviamente che vendiamo, ma spesso anche le macchine in generale che vengono vendute, vengono definite anche 4.0 ready, no? Pronte all'integrazione, però ci deve essere l'integrazione. È l'integrazione che permette di andare a certificare un impianto intero con tutta una serie di scambi di informazione, scambi di segnali che ci possono essere fra la macchina e l'impianto, quindi equipaggiamenti di verniciatura, convogliatori e quanti, ma deve essere appunto integrata. Nel momento in cui c'è un'integrazione del robot, quindi la parte di automazione e uno scambio di comunicazione e l'interfacciamento con tutti gli altri sistemi di fabbrica, allora è possibile ottimizzare il processo ed è possibile rientrare in quella che è la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, quindi nei dettami della 4.0. Io vi ringrazio per l'ascolto e quindi avrei terminato la mia parte. Ovviamente poi sono qui per successive domande. Perfetto, grazie mille Marco. Allora passiamo subito invece alla parte che sta che è collegata naturalmente al robot, che ci presenta Giovanni, che è sulla gestione appunto ottimale della fase di spruzzatura. Prego. Buonasera a tutti, intanto ringrazio Massimo, Patrizia e Ilaria per avermi invitato qui stasera a parlarvi. Io una piccola introduzione come Pentris, forse ricorderete la scorsa volta il mio collega Lanfranco ha parlato di verniciatura con azoto. Noi siamo un'azienda sempre all'avanguardia sulle nuove tecnologie e sulla ottimizzazione del processo di verniciatura. Questo è quello che ci proponiamo come mission. Da 2 anni a questa parte abbiamo iniziato una nuova iniziativa con dei nostri partner in Repubblica Ceca, lo sviluppo di un nuovo software e di un nuovo device per per l'analisi dei pattern di verniciatura. Ecco, provo anch'io a fare uno sharing della presentazione. Vediamo se si riesce. No, forse. Sì, ok. Sì, funziona. Sì, perfetto. Okay. Allora, qui vediamo se... Allora, ecco, questo sono due scanner speciali che hanno una doppia lampada, di cui una anche UV, per poter trasformare il pattern di verniciatura sia di una vernice di una base sia un trasparente in un'immagine computerizzata in scala di grigi. E questo ci dà la possibilità di fare un'analisi completa del pattern, quindi viene catturato con questo scanner e poi viene processato e
possiamo tramite una calibrazione di ciascuna delle vernici del cliente andare a fare una valutazione di tutti i parametri, quindi dalla dimensione ma anche dall'effettivo spessore di verniciatura con una modellazione 3D. Dopodiché il software può anche fare una comparazione del pattern, quindi questo è importante per un processo, per un controllo di processo, dove possiamo dare dei pattern standard che sono quelli ideali per il nostro manufatto e per la nostra tipologia di verniciatura, per il nostro colore, per la nostra base, per il nostro clear coat, e dire al software di valutare quanto il pattern in produzione discosta da quello ottimale. E un'altra funzione è quella invece di poter misurare immediatamente dopo la verniciatura gli spessori di verniciatura. Come quindi diciamo possiamo scansionare sia per le pistole pneumatiche sia per le coppe rotanti, quindi lo scanner più grande di solito viene usato per le coppe rotanti, sia in modo statico ma anche molto più interessante in modo dinamico, quindi fa vedere esattamente come tutto il pitch di verniciatura viene poi realizzato sul pezzo. Questo ci permette di fare dei confronti, quindi di vedere se noi stiamo verniciando in modo efficiente o se possiamo migliorare. Qui ci sono degli esempi di come cambiando i parametri di area di atomizzazione e area di shape possiamo con la stessa quantità di vernice, quindi con 220 millilitri al minuto, possiamo mettere molta, molta più vernice sul manufatto, senza concentrandola anche dove è necessario. Un'altra applicazione che è molto interessante è la poter simulare immediatamente dopo la verniciatura come saranno gli spessori dopo che il manufatto sarà passato dal forno, e questa simulazione ci permette anche di vedere se le traiettorie del robot se i pattern rispetto alle traiettorie del robot sono ottimali e se quindi c'è un overlap perfetto da creare uniformità nella verniciatura. Quindi ecco, qui vediamo in questo paraurti un esempio dove questa lista viene analizzata e ci sono dei punti dove probabilmente c'è una connessione non corretta dei due pattern. Cambiando appunto l'area di atomizzazione possiamo ottimizzarlo, avere una superficie molto, molto più uniforme. Un'altra possibilità da sfruttare per questo software è quello di avere delle misure sempre immediatamente dopo la verniciatura, puntuali della verniciatura anche su manufatti plastici. Solitamente sui paraurti bisogna aspettare che il pezzo sia verniciato, il pezzo viene tagliato e visto con un microscopio ottico. Con il nostro software in 5 minuti abbiamo gli spessori e possiamo verificare se la produzione può continuare o ci sono dei problemi. Appunto, parlando di controllo di processo, qui vediamo come abbiamo due pattern di coppe rotanti che si differenziano per alcuni aspetti. Il software può analizzare sia le dimensioni quanto altezza e diametro, ma anche analizzare la forma, quindi se ci sono dei problemi di forma, se ci sono dei problemi di poco spessore di vernice. Tutto questo può essere collegato sia su tutti i computer della rete aziendale, quindi dare degli allarmi all'operatore sia negli uffici o anche su smartphone. Ecco, come altro target è quello di aumentare l'efficienza del trasferimento, quindi
possiamo fare diverse prove con la nostra pistola, la nostra vernice, sapendo a che distanza verniciamo, e grazie al software capire se stiamo veramente trasferendo tutta il massimo possibile di vernice nelle parti interessate. Di solito si parla appunto di un'efficienza, magari come le coppe rotanti arrivano all'80%, ma poi nella realtà vediamo un po' di overspray, vediamo che non tutto quello che viene messo sul pezzo è importante, perché magari ci sono dei punti dove ci sono 5 micron e in altri punti 10. Cercare di avere il pattern perfetto e ottimizzato darà sicuramente un'efficienza di trasferimento maggiore. Un'altra analisi più diciamo a livello più importante, ma interessante, è anche l'analisi delle gocce, quindi dell'overspray, capire se riusciamo a atomizzare bene la vernice oppure ci sono dei problemi di atomizzazione che poi genereranno delle problematiche di qualità nel pezzo, quindi un po' di buccia d'arancia o altre problematiche. Invece, se riusciamo a vedere un'analisi esatta di come sono le gocce e se riusciamo a ottenerle in modo uniforme, questo ci darà un vantaggio di qualità. Un'altra applicazione interessante è sempre quella di poter fare la programmazione dei robot in modo offline, sapendo quali sono i pattern che io posso utilizzare. Quindi dà un aiuto al programmatore che riesce a capire le distanze delle varie traiettorie e a poterne prevedere come verrà il pezzo in l'uniformità della verniciatura sul manufatto. In questo caso stiamo anche cercando, c'è la possibilità di inserirlo anche in un software di programmazione robot direttamente, anziché avere un pattern in scenario. Un pattern creato, ma avere quello che effettivamente la pistola montata sul robot va con quella vernice che noi stiamo verniciando va ad avere. Poi ovviamente tutto viene salvato, registrato, quindi possiamo avere anche un controllo del processo giornaliero di tutti i pezzi che stiamo verniciando prima della verniciatura, prima di cambiare manufatto. All'inizio del turno si fa un pattern e questo viene salvato, quindi se dopo qualche tempo vediamo ci sono dei problemi alla produzione, possiamo andare a risalire se c'era stato qualche problema nel pattern. Un'altra cosa che è possibile è un machine learning, ovvero se troviamo che ci sono dei pattern che non sono conformi a quello originale che abbiamo richiesto, innanzitutto è il programmatore del robot o il responsabile della linea che va a dire che azioni ha fatto, quindi magari ha pulito l'ugello, ha dovuto cambiare dei parametri o qualsiasi ha dovuto magari verificare la viscosità della vernice, ha dovuto fare delle verifiche. E tutte queste informazioni vengono salvate e automaticamente analizzate. Quindi dopo alcune volte che si ripete lo stesso errore è il software che dice, suggerisce quali misure adottare per poter sistemare di nuovo il pattern come all'origine. Ecco, io avrei terminato, vi ringrazio tutti per l'attenzione. Se ci sono domande sono disponibile. Vediamo di togliere lo share. Ok. Grazie ancora. Ok, grazie mille Giovanni. Ecco, stasera ci sono, sono in linea esperti di automazione robotizzata e di applicazione vernici e quindi diciamo... saranno sicuramente più bravi di me a portare avanti la discussione. Ecco, che cosa
Ecco, Martino, per esempio. Se Martino ci dice qualche cosa a proposito, immagino, di quest'ultima, di quest'ultimo intervento. Eccomi qua. Ecco. È molto interessante perché appunto dà modo di verificare in tempo reale quali potrebbero essere le conseguenze di un'applicazione di vernice magari fatta con parametri sbagliati, quindi prevenire danni che devono subire le lavorazioni è una cosa molto importante per noi, perché rilavorare, risistemare costa molto di più che fare una volta solo. Poi per quel che riguarda la 4.0 sono cose che effettivamente sono tutte legate, nel senso sì, robot, però se non è interconnesso e non dialoga con l'infrastruttura informatica dell'azienda non ha senso, insomma, non ha senso né dal punto di vista normativo né dal punto di vista pratico, perché avere una gran macchina però che non è interconnessa con il resto dell'azienda e diventa inutile, insomma, diventa uno spreco economico e di risorse. Sì, grazie Martino. Martino ha installato un sistema di gestione 4.0 delle sue attività che ci ha presentato qualche settimana fa. Chi altro interviene e dice la sua opinione? Per esempio c'è Luca Maitan, è in linea? Sì, buonasera a tutti, ci sono, mi sentite? Sì, perfetto. Ma è interessante quello che abbiamo visto. Ecco, come dice Fullin, io differenzierei in maniera precisa, ma soprattutto a vantaggio anche del cliente, ma anche a vantaggio del venditore, la differenza di un impianto 4.0 tra un impianto 4.0 e un impianto finanziabile con gli incentivi della 4.0. Sono due cose completamente diverse. Io purtroppo mi sono trovato in difficoltà con più di un cliente, perché sì, l'impianto è un impianto 4.0, ma in realtà non era finanziabile. Quindi ci siamo poi inventati un termine che è impianto industria 4.0 ready. Cosa vuol dire? Che ormai tutti gli impianti più o meno di verniciatura sono 4.0, perché tutto sommato su questi impianti c'è un PLC, un robot, una teleassistenza, e loggare i sensori, ovvero fare la raccolta dati, non è così difficile. Poi sono tutti marcati CE e quindi rientrano. La parte che poi dopo, che è anche abbastanza difficile, soprattutto perché richiede dei costi aggiuntivi da parte del cliente, è l'interconnessione bidirezionale con i sistemi informatici e logistici di fabbrica. Per cui non dimentichiamoci mai di questo pezzetto, quando compriamo e quando vendiamo, perché altrimenti rischiamo di, come dire, di creare delle aspettative che poi non possono essere soddisfatte. Ve lo dico per esperienza personale. Un'altra cosa, ho visto molto, molto interessante il discorso sui ventagli, su quel software che verifica i ventagli. Anzi, vorrei approfondire la cosa quando sarà possibile, magari direttamente con chi propone questo tipo di software, anche se purtroppo vedo che non è un qualcosa da utilizzare in produzione, è un qualcosa più ancora da laboratorio, perché io il ventaglio lo testo, ma non posso verificare subito se il ventaglio è corretto per l'applicazione che sto facendo. Devo aspettare, devo metterlo in forno perché asciughi, poi devo passarlo sotto uno scanner, dopodiché ho una risposta. Cuocere un provino ventagli con un trasparente di componente richiede almeno 40 minuti, e quindi quei 40 minuti cosa faccio? Posso intervenire? Prego. Non c'è bisogno di aspettare, noi la scansione viene fatta con la vernice bagnata. Questo non si era capito la presentazione. Ok, ecco, no, scusi. No, la vernice è bagnata, quindi il software va con una calibrazione
iniziale della vernice dalla scansione sul bagnato a dare come sarà il risultato sull'asciutto. Però appunto immediatamente io faccio il putter, dopo 5 secondi ho il risultato, quindi è fatto prima di produrre. Scusi, questo rende ancora molto più interessante la sua applicazione, però le consiglio di specificarlo questo aspetto, perché per uno che lavora in produzione tutti i giorni o che vede giù gli impianti, si immagina, capisce qualcosa di diverso, ecco. Sì, Luca, io l'ho vista applicata questa cosa ed è in cabina viene fatta la cosa. Cioè il robot prima di spruzzare spruzza su un foglio trasparente che poi viene scansionato, ma viene fatto a bordo cabina. Perché tutti gli impianti che facciamo noi hanno un sistema di prova a ventaglio, lo chiamiamo, ma non è così sofisticato, per cui potrebbe essere anche interessante per noi come impiantisti integrarlo e proporre ai nostri clienti eventualmente. Ecco. Sicuramente. Sì, bene. Bene. Massimo? È giusto Massimo? Per sì? Romeo, due domande per... Due domande per Giovanni. Congratulazioni, perché ho visto qualcosa di applicazione con azoto, ma questo ho sentito solo sulla quello incontro a novembre, ma vedo che con questo impianto si pagherà in corto prazo, perché la quantità di overspray che si tiene almeno qui in Brasile, almeno un 20-25% su 30 tonnellate di vernici, credo che è un risparmio importante, no? E chi deve pagare questa tecnologia. Un'altra domanda è con rispetto all'applicazione: si solo su vernici liquidi o si può adattare al processo polvere? Grazie. Allora, partendo dalla seconda, non stiamo cercando un modo per poter applicarlo anche sulle polveri, non abbiamo ancora la soluzione, ci stiamo lavorando. Siamo partiti dalla base, abbiamo fatto un bel salto a fare il clear coat trasparente, adesso stiamo cercando di capire come poterlo portare anche sulle polveri. Stiamo studiando, ma non abbiamo ancora una soluzione. Mentre invece sulle possibilità di risparmio, ecco, dipende sempre poi dal cliente, perché ecco, noi gestiamo un software e uno scanner, quindi è poi il cliente che deve, mantenendo con la sua esperienza, cercare di ottimizzare il suo processo. Sicuramente vedendo come vernicia, vedendo cosa vernicia, è più facile che facendola d'occhio, ecco, aiuta. Abbiamo visto anche dei risparmi del 10, del 15 in alcune applicazioni. Hai presentato quello di paraurti, no? C'è l'esperienza, sì, pratica già, perché qui in Brasile sarebbe interessante. Abbiamo tanti, sono importanti tutti i ditte internazionali, e qui ripeto il overspray, stiamo parlando Sì, stiamo parlando già con alcuni clienti, hanno già installato come clienti noti, probabilmente Magna, la conoscete, ha già acquistato in due sedi in Germania per come progetto pilota, quindi per poi verificare se è una cosa estensibile a livello mondiale, perché l'altro vantaggio di avere questo il 4.0 è che se io ho una fabbrica in Brasile, una fabbrica in Italia e una fabbrica in Turchia, posso immediatamente verificare i pattern di tutte e tre contemporaneamente, quindi se ci sono dei problemi, dei suggerimenti, si parla la stessa lingua. Stiamo anche lavorando attualmente con una casa di vernice sempre
tedesca, che invece lei vuole la tecnologia per poter poi parlare con i clienti su, a bordo linea, quindi se ci sono dei problemi di verniciatura, di solito il primo è sempre il produttore di vernice, se stiamo parlando di primo impianto automotive, e quindi cercare di avere una situazione oggettiva del pattern di verniciatura dà la possibilità di dire: no, guarda, questo è un problema di viscosità, no, guarda, questo è un problema della coppa rotante, o questo è un tuo problema del robot. Quindi sì, diciamo, abbiamo iniziato da poco, cerchiamo di sviluppare un po' la rete. Bravo, complimenti. Grazie Romeo e Giovanni, naturalmente. Prego, se c'è qualche altra richiesta, così proseguiamo nella nostra... Ok, Marco De Bianchi. Deve aprire il microfono e può... Eccoci qua, buonasera, qua. Mi sentite? Sì, perfetto. Ecco, buonasera. Io rappresento un'azienda produttrice di vernice, ho una domanda per Sale per il sistema Spray Vision. Volevo capire se questo sistema mi dà anche delle informazioni sulla vernice che sto utilizzando, nel senso che se... mi dice se la vernice è tarata giusta, soprattutto per le coppe rotanti, che sono insomma delle attrezzature abbastanza sofisticate. Io riesco ad avere appunto delle informazioni su magari il diluire maggiormente la vernice, oppure non so, qualche altra informazione, ecco. Ecco, come dicevo prima, noi diamo uno strumento di misura. Quindi sta poi al cliente riuscire a capire le informazioni. Anche il machine learning è fatto se io introduco delle informazioni corrette. Quindi si può fare. Il progetto appunto di cui parlavo si basa soprattutto sulle coppe rotanti. Quindi io posso verificare con diverse viscosità di vernice su una coppa rotante, come okay, va a cambiare l'atomizzazione, quanto la coppa va a ingrandirsi il diametro, diminuire il diametro, varie pressioni. Quindi io però devo inserire io, cioè sareste voi a dover inserire i dati, diciamo, quindi sapendo che è successo questo problema, che le gocce sono troppo grosse, cambio la viscosità, cambio qualcosa della vernice. Quindi però la cosa interessante sarebbe che voi al cliente finale avete detto: con questa coppa rotante la mia vernice si vernicia in modo ottimale con questi parametri, siete abbastanza tranquilli che il cliente, se utilizza quei parametri, il risultato sarà uguale al vostro. Certo, perché diciamo, quando andiamo a fare dei test, capita raramente perché le coppe rotanti insomma non si trovano così facilmente negli impianti. Alcune schede tecniche dell'attrezzatura mi dà dei valori, insomma, di viscosità, di resistività e quant'altro. Alcune le omettono, comunque danno un range abbastanza ampio che va settato al momento. E quindi capita spesso che quando un verniciatore passa magari da un sistema automatico pneumatico o elettrostatico a una coppa rotante, chiaramente chiede risultati, e se i risultati oggi sono la colpa o è della coppa o della vernice. Quindi se questo sistema permette anche di vedere chi può migliorare dove, comunque mi ha detto che provando appunto, variando viscosità e quant'altro, poi con l'analisi dei pattern si va a vedere la differenza, mi ha già dato la risposta, ecco. Sì, se posso aggiungere una cosa, anche stiamo parlando anche con un produttore di pistole pneumatiche che stanno cercando su alcune vernici dare dei suggerimenti su appunto le pressioni da utilizzare, perché come venditori chiedono
quando si va a sostituire la pistola da un cliente, sì, però se devo sostituire la pistola poi devo ricambiare tutti i programmi, cambiare le pressioni, cambiare tutto. Se invece loro stanno cercando di creare delle tabelle appunto per facilitare il cambio, quindi saper già che se hai una vernice a viscosità 18, le pressioni ottimali con la nostra pistola sono queste, quindi andare a fornire un'informazione maggiore al cliente. Ecco, poi mi permetto di fare un'altra domanda, spero non venga presa come una provocazione, ma solitamente l'installatore di pistole o coperottanti o quello che sia, già non dovrebbe settare lui nel modo ottimale l'attrezzatura? Sì, ovviamente lui deve, però questo è lo strumento che aiuta anche l'installatore. Okay. E rende oggettivo il risultato da tutte e due, ecco, quindi se, perché di solito c'è sempre un cambio, no? Quando c'è una nuova installazione c'è il cambio, ho cambiato la vernice, ho cambiato la pistola, ho cambiato la tecnologia, quindi quando c'è un cambio l'importante è oggettivizzare da dove si è partiti e dove si arriva, ecco, questo strumento aiuta moltissimo. Ok, sì, grazie mille. Grazie. Grazie sia per la domanda che per le risposte. Massimo ha una domanda per Marco. Prego, devi aprire il microfono, Massimo. Mi senti, Massimo? Forse non. No. Mi senti? Sei riuscito a aprire? No, allora passiamo a seguente domanda. Se c'è qualche domanda, naturalmente. A me sembra che questo, diciamo, la possibilità di certo, ci fosse anche nelle polveri, sarebbe eccezionale, perché la possibilità di mettere a punto perfettamente e oggettivamente la fase di formazione, diciamo, del ventaglio è una cosa particolarmente interessante, che permette di accelerare, di migliorare le prestazioni. Ecco, tenuto conto che capisco che sia difficile fare dei parametri fissi, perché ogni impianto ha una sua storia, ogni cabina, ogni ambiente d'applicazione, la preparazione delle vernici, il circuito vernici, insomma ogni impianto ha la sua storia, quindi probabilmente si potrà, con l'accumulo dell'esperienza, trovare dei parametri minimo e massimo per poi effettuare un aggiustamento adatto per quel tipo di pezzo, per quel tipo di vernice, per quel tipo di pistola e per quel tipo di impianto, insomma. Massimo, il signor Massimo è in linea. Ah, perfetto. Sì. Mi sentite e non mi vedete, vero? Ok, però ti sentiamo adesso. Sì, meglio così, se non mi vedete. Perché di solito tutti quelli che mi conoscono sanno che ho sempre avuto i baffi, ma l'effetto coronavirus mi ha fatto crescere anche la barba, che essendo bianca denuncia la mia età. Perché vi dico questo? Perché per chi non mi conosce, nel 1985, all'età di 30 anni, divenni il direttore commerciale della SLS, che è stata l'antesignana dei robot di verniciatura in Italia, non so quanti di voi se lo ricordano, un'azienda pionieristica, di cui l'ESTA, per la verità, è la naturale continuazione. Quindi l'ESTA ha 10 anni di vita, ma 35 anni di esperienza. Dunque, mi sentite? Pronto, mi sentite? Sì, sì. Sì, Massimo. Ah, bene, avete sentito quello che ho detto fino adesso? Sì. Allora passo alla domanda per Marco Morlacchi. Ciao Marco. Allora, mi interessa il programma software Production Manager. Sì. Allora, è possibile applicarlo non solo quando sia presente un robot, ma anche nell'impianto senza la presenza del robot. È benissimo. Però si potrebbe, e quindi questo può andare a valutare
lo stato in cui si trovano i vari componenti dell'impianto. Però è possibile una implementazione utilizzando la tecnologia IoT per dotare l'impianto anche di una funzione preventiva e predittiva, tipo per esempio elencare gli interventi di manutenzione e la loro scadenza, oppure predittiva per dire: attenzione, questa pompa del lavaggio sta funzionando male e necessita di intervento. Fine della domanda. Certo, grazie per la domanda. Sì, allora i nostri robot già hanno questa possibilità, nel senso che nella parte di pagina di manutenzione abbiamo tutto lo scadenziario, quindi in ottica appunto predittiva incomincia già a informare l'operatore mediante pop-up che si aprono periodicamente quando le varie operazioni di manutenzione stanno arrivando alla loro scadenza in funzione del numero di cicli e delle ore di lavorazione del robot. Si può fare ovviamente anche con il resto dell'impianto. La cosa che serve sono dei sensori e dei dispositivi che ovviamente segnalino un eventuale malfunzionamento della pompa, ad esempio, no? Quindi con dei misuratori, non so, misuratori di portata, ad esempio, che ci diano l'informazione. Quindi la macchina è già pronta per farlo. Il discorso è che da impianto a impianto il sistema può cambiare, tendenzialmente cambia sempre. È per questo che, avendo un gruppo di softwareisti interni all'azienda, è possibile di volta in volta andare ad affinare quello che è il sistema e customizzare il sistema in base a quello che serve. Nel momento in cui noi abbiamo un segnale, che può essere di qualsiasi tipologia, okay, di qualsiasi natura, che possiamo acquisire, possiamo andare a modificare l'interfaccia per inglobare tutti queste eventuali problematiche. Ad esempio, abbiamo un'installazione in Turchia. In questa installazione il nostro quadro con una cabina completa, quindi cabina con velo d'acqua, gruppo di trattamento aria, skimmer, robot di verniciatura e zona appunto di flash off, tutte le informazioni confluiscono al nostro quadro. Tutte le manutenzioni che devono essere fatte su tutti i componenti, a prescindere che sia esterni anche al nostro robot, arrivano tutte convogliate al nostro quadro. E da lì l'operatore può vedere tutte le informazioni e sapere le tipologie di manutenzione che stanno arrivando a scadenza, quando sono da effettuare e quando quindi intervenire. Quindi assolutamente si può fare, ovviamente abbiamo necessità di avere il segnale per poterlo fare. C'è un malfunzionamento della pompa, in qualche modo dobbiamo saperlo, quindi supponiamo mettiamo un misuratore di portata, quindi possiamo andare a acquisire segnale e verificare che il sistema abbia qualche problema, o se il sistema ha già intrinsecamente segnali di questo tipo che può scambiare con noi, una volta inviati possiamo interpretarli e dare l'informazione, restituire l'informazione all'operatore. Non so se sono stato esaustivo. Sì, immagino che però, essendo tanti i componenti di un impianto, andare a testarli tutti aumenterebbe non di poco il costo dell'impianto. Bisogna vedere costi e benefici. Sì, certo. È vero che l'impianto se si ferma costa, perché l'impianto certo. Si ferma costa, però bisogna analizzare anche il costo che avrebbe questo genere di implementazione. Quello sicuramente. Il vantaggio è che hai in un unico posto le informazioni di tutta la linea. Sì, questo sicuramente. Che può essere o il quadro del robot o un quadro dedicato, a parte. Certo, molto importante anche per la manutenzione, perché certo. Spesse volte, soprattutto poi anche i terzisti che devono far lavorare l'impianto in continuazione, trascurano spesse volte la manutenzione e poi l'impianto si ferma. E allora bisogna correre, bisogna intervenire e si perde tempo e si perde produzione. Comunque certo. Un discorso che andrebbe analizzato in maniera attenta, secondo me. Certo. Grazie Marco. Grazie a te. Grazie, vedo due domande. Martino, se interviene Martino, per favore. E poi Paolo. Eccomi qua, per il signor Borlacchi dell'Olesta. Sì, buonasera. L'altro giorno il titolare della CMA ci aveva parlato dell'autogenerazione dei software del programma del percorso di verniciatura dei loro robot, sì. Sistema AVPS. Anche voi avete questa opzione oppure no?
Sì, abbiamo dei sistemi di autogenerazione, sono basati su dei sistemi di visione 3D, tipicamente dei profilometri, che possono andare ad acquisire la nuvola di punti, quindi nel momento in cui il pezzo che può avere una geometria 3D, ovviamente non parlo di geometrie 3D estremamente complicate, però nel momento in cui parliamo di pannelli di qualsiasi natura, quindi anche stondati, di qualsiasi geometria, ecco, possiamo andare ad acquisire la nuvola di punti, fare di conseguenza il match, o meglio il software va a generare sulla base di questa nuvola di punti acquisiti il programma di verniciatura. Quindi la generazione del programma di verniciatura avviene in modo del tutto automatica. Tipico esempio applicativo di questo sistema, un sistema con robot su giostra, no? Quindi robot che vernicia, oppure un robot, robot che vernicia davanti ad un tappeto, no? Una nastrocarta, supponiamo. Quindi abbiamo zona di scansione, il profilometro acquisisce la nuvola di punti, vede quindi la sua geometria 3D, la geometria 3D del pezzo, altezza, dimensione, larghezza, profondità, passa l'informazione al software che processa queste informazioni andando a creare quindi il percorso di verniciatura in automatico. L'unica cosa che l'operatore può andare a settare sono proprio i parametri di verniciatura, quindi può definire una ricetta di verniciatura. La ricetta di verniciatura contempla portata, atomizzazione, apertura del ventaglio, velocità di ripetizione del robot, distanza della pistola dalla superficie di verniciatura, e queste appunto sono accelerazioni eventualmente, e questi sono i parametri che l'operatore in modo semplice può definire. Tutto il resto, quindi quello che compete, che riguarda proprio la generazione del programma, quindi la traiettoria, che sia curva, che sia rettilinea, quant'altro, viene fatto in automatico dal software. Una volta fatto questo, il software manda al robot questo tipo di informazione e il robot inizia di conseguenza la verniciatura. Questo tipo di approccio è valido sia sui nostri robot in autoapprendimento, quindi il robot che vi ho fatto vedere prima, che vi ho mostrato prima, che su altri tipi di robot industriali. Noi infatti dal 2016 siamo official system partner di KUKA, quindi per talune applicazioni utilizziamo dei robot industriali. E quindi questo i sistemi lavorano perfettamente anche con robot KUKA. Con il robot KUKA è ancora più diciamo ancora più accattivante come soluzione, proprio perché il robot, il KUKA è una macchina industriale, un robot industriale antropomorfo, che però non ha la possibilità dell'autoapprendimento, no? Quindi per programmare questo tipo di robot serve la conoscenza della macchina, serve un tecnico che abbia fatto un corso su robot KUKA per poterlo movimentare, per poter andare a prendere i punti in campo, piuttosto che utilizzare il nostro software anche di il Point Studio, che è il nostro software di programmazione offline, no? Invece con questo tipo di sistema l'occhio, che è il profilometro o i profilometri a seconda delle dimensioni ovviamente dei pezzi che dobbiamo acquisire, acquisiscono la nuvola di punti, quindi acquisiscono la geometria, il software genera automatico il percorso di verniciatura e la macchina inizia a verniciare. Quindi in modo semplice l'operatore setta unicamente i parametri di verniciatura e la macchina inizia a verniciare. Grazie, molto interessante. Grazie. Prego, grazie a lei. Paolo, allora. Ecco, ciao a tutti. Mi rifaccio a quanto ha chiesto poco fa Massimo, se non sì. Ricordo male. Allora, il problema è, cioè, il controllo del sistema, la funzionalità del sistema è basata su un controllo numerico delle operazioni oppure sui parametri che si ricavano di funzionamento in tempo reale, vengono trasmessi a un sistema che li elabora e ci dice: guarda che hai una diminuzione di prestazioni in questo tempo, per cui ti converrà tra due giorni sostituire quello per evitare di avere un fermo processo. Questo è realmente, e su questo sono d'accordo, credo di aver capito quanto ha detto prima Luca, un po' il centro dell'industria 4.0. Cioè, avete fatto delle applicazioni, sia tu, ti do il tu, che Giovanni, che mi sembrano veramente eccellenti, no? Però la vera integrazione, perché possiamo parlare di industria 4.0, è proprio questa. Cioè io non è che posso fare un manuale che questo mi fa 100.000 cicli e poi devo cambiarlo, no? Devo sapere dal ciclo numero uno quali sono, diciamo, la perdita di prestazioni
fino ad arrivare ad avere quello che si chiama l'industria 4.0, la manutenzione preventiva, che è esattamente basata su dati ricavati dal funzionamento delle macchine. E la domanda era questa, grazie. Certo, grazie mille. Allora, sicuramente questo è proprio... Perdona un secondo, prego. Aggiungo una cosa. C'è la possibilità ora, indipendentemente dal costo, che comunque il costo ovviamente è un discriminante importantissima, perché evidentemente sì, è possibile, ma un costo che è tale che lo rende praticamente non vendibile o non assumibile, allora non c'è. Certo, certo, no, chiaro. Chiaro. Allora sì, nella maggior parte dei casi il tipo di approccio è secondo, nel senso che si tiene sotto controllo gli eventuali parametri di processo, ma magari in termini di cicli, di numeri, numero di ore, adesso mi riferisco, supponiamo, al robot, no? L'eventuale perdita di prestazione, no, della macchina è stata fatta su base statistica, quindi i nostri manuali riportano, come diceva, ogni tot, ogni 5.000 ore, supponiamo, è necessario andare a ingrassare, perché su base statistica si sa che quello, considerando 8 ore di funzionamento della macchina al giorno, quindi un turno, è tendenzialmente il miglior tipo di approccio a livello manutentivo che si può fare sulla macchina. Il tipo di approccio invece di cui parlava lei è uno step successivo, quello è proprio un'analisi più predittiva, cioè sulla base di parametri che sto acquisendo vedo un decadimento di quelle che sono le prestazioni e sulla base di questi vado a dire allora la manutenzione è meglio ravvicinarla o intervieni su quel parametro che può essere non so l'efficienza della pistola o l'efficienza del motore, supponiamo, perché in questo modo l'efficienza appunto sta diminuendo, quindi intervieni prima. Questo onestamente non è un argomento che abbiamo, cioè non è un tipo di applicazione che abbiamo fatto. Sicuramente è possibile farlo e sicuramente anche i costi sarebbero alti, però a prescindere dal costo che può avere è un qualcosa che è di interesse, che è possibile fare anche in ottica poi di ulteriori sviluppi verso l'introduzione di un'intelligenza artificiale, no? Quindi è anche la macchina che è in grado in automatico sulla base del sistema che è in automatico sulla base delle informazioni che ha di dire che tipo di approccio avere e anche in funzione dell'esperienza che ha acquisito nel tempo. Quindi è sì, sicuramente un argomento. Mi spiego meglio, capisco perfettamente, so che la verniciatura è probabilmente il processo più complesso che esista nell'ambito dell'industria. È un processo estremamente complesso e quindi i problemi e le soluzioni non sono facili per nulla, no? Io mi riferivo a un fatto che è l'industria 4.0, per fare un esempio molto molto banale, è basata sul fatto che un tornio è sensorizzato, per cui trasmette informazioni a uno SCADA, in questo caso quel sistema di gestione di produzione, che dice guarda che sto tagliando o meno e guarda che la mia capacità di taglio o la mia velocità di rotazione del pezzo è inferiore. Analizzando questi dati si arriva a un punto in cui non esiste una manutenzione programmata, cioè è una manutenzione ad hoc solo quando serve. Quindi questo toglie ovviamente tanti problemi e offre più informazioni. Uno dei grandi vantaggi è appunto quello di non avere mai problemi fermo macchina, perché se uno mi dice, bene, è un po' come se io cambio l'olio in 3.000 km della mia auto, d'accordo? Però se per caso c'è qualche inconveniente, magari a 2.500 fondo motore e quindi c'è un fermo macchina. Ecco, questo è il concetto dell'industria 4.0. Per cui, considerando che te lo torno a ripetere, le vostre applicazioni mi sembrano magnifiche e che è difficilissimo nell'ambito della verniciatura ottenere tutti questi parametri e metterli insieme, perché veramente dovremmo avere un big data, sono difficilissimi da elaborare in tempo zero, che è quello che un po', rispetto all'industria 4.0, credo che sia una tendenza verso cui bisogna andare, proprio perché anche la verniciatura
venga integrata realmente in quello che è l'industria 4.0. Semplicemente questo. Grazie. Certo, grazie mille a lei. Faccio da portavoce della domanda di Cassia. Scusa Patrizia, per cortesia Marco, dammi del tu. Bene, ok, grazie. Grazie Paolo. Faccio io da portavoce della domanda di Cassia dal Brasile per Giovanni, che chiede, lei si occupa, diciamo il suo campo è la protezione anticorrosiva e dice che in quel settore è necessario il controllo dello spessore. Chiede se è possibile farlo, Giovanni. Diciamo sì, con una qualsiasi vernice possiamo valutare gli spessori su vernice bagnata tramite prima una calibrazione, quindi calibriamo la vernice anticorrosiva del cliente e dalla calibrazione possiamo ottenere gli spessori sia del pattern che del manufatto. Magari all'inizio si può fare sul manufatto e verificare se con quel pattern di verniciatura il manufatto viene coperto in modo completo con tutti gli spessori corretti. Dopodiché il controllo di produzione è solo del pattern, quindi se il pattern corrisponde a quello corretto possiamo continuare e ci aspettiamo che i risultati siano costanti di spessori senza andare poi a verificare tutti i manufatti a posteriori. Sì, in questo campo c'è la difficoltà, diciamo, dell'applicatore. L'applicatore deve essere poi in grado di mantenere le giuste velocità, la giusta distanza pistola pezza e così via, perché in un'applicazione anticorrosiva di un'opera all'esterno, sì certo, comunque regola nel modo migliore il suo pattern e poi c'è la scommessa che lo mantenga nel tempo. Sì. Va bene, ecco, se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Posso fare una domanda io a, a Gianluca? Certo, come no. Volevo chiederti, posso andarci tu, scusami. Volevo chiederti, hai parlato prima che è possibile modellizzare quello che è il pattern di verniciatura e eventualmente poi darlo in pasto, diciamo così, a dei sistemi di programmazione offline, no? Volevo tanto chiederti conferma di questo, perché anche noi facciamo una sorta di modellizzazione, ma è molto, molto semplice, non è basata su dati reali, diciamo, no? Quindi questo tipo di approccio potrebbe essere interessante anche per noi. Penso che la domanda era per me, giusto? Perché Giovanni... Sì, Giovanni, perdonami Giovanni. Ok, Marco. Quello che vorremmo sicuramente può essere un progetto interessante, una cooperazione per andare a valutare il pattern, perché quando tu fai la modellazione dei tuoi spessori, anche delle tue traiettorie, anche in modo automatico, come stavi descrivendo, il punto che manca è la vernice, riesce a fare la vernice, quella pistola che ha il cliente, riescono a fare quella traiettoria di 15 centimetri sempre correttamente con l'efficienza di trasferimento massima. Certo. E se vado a cambiare vernice, devo cambiare magari le velocità del robot, sono tutti dati che possiamo tranquillamente scambiare con il vostro software e di sicuro per il cliente andrà a beneficiare parecchio, perché anche certo, abbiamo visto le valutazioni sulle accelerazioni e le frenate del robot, perché anche lì si creano delle differenze di spessori, delle differenze di dimensioni del pattern, quindi tutte queste valutazioni possiamo farle offline e il programmatore ha in mano tutte queste, poi bisogna verificare col vostro software come sono diversi pattern, quindi sa già se devo verniciare questo pezzo, magari utilizzo alcuni settaggi per la parte più piana, per la parte più ampia, dove vado ad avere dei punti complicati, delle curve, vado a sostituire con un altro pattern che ci ho già salvato nel mio database, e possiamo sicuramente scambiarci il database dei pattern con il vostro
delle traiettorie. Molto interessante, sì, possiamo collaborare. Sicuramente, infatti. Effetti, Marco, io ho visto un'applicazione di Spray Vision con dei robot Lesta. Quindi sì, voi dal nostro avete, cliente comune. Avete già, mi sa, un po' di casistica da poter sfruttare. Sì, esatto. Esatto, no, sicuramente molto, molto interessante, di certo ci sentiamo, ecco, Giovanni. Certo, grazie. Grazie a te. Bene, io direi che se c'è qualcuno che vuole intervenire, può intervenire, in caso sta leggendo, faccio fatica a leggere che ho lo schermo che si muove tutto, sono seduto sul condizionatore per tenere bassa la temperatura. No, ok, era un saluto. Bene, ecco, e quindi diciamo, io direi che possiamo dare per conclusa questa chiacchierata, e quindi ringrazio moltissimo Marco e Giovanni, naturalmente, e tutti quanti hanno partecipato alla chiacchierata, sono intervenuti o non sono intervenuti. E quindi l'appuntamento, Patri, sì? Ci vediamo settimana prossima, mercoledì, perché venerdì è festa, quindi ci vediamo mercoledì. Cominceremo con un ciclo, diciamo, dedicato alla manutenzione degli impianti, che faremo, penso, a partire, diciamo, dalla fine di maggio. Patrizia, scusa, Sì? Venerdì è festa in Italia? È il primo di maggio. Che bello, tutti a casa. È festa. Tanto per cambiare. È un bel weekend da sfruttare, guarda. È proprio, vabbè. Ecco, quindi appunto parleremo, inizierà Pietro Bucci a parlare di questo aspetto e poi di conseguenza chiameremo aziende per approfondire l'aspetto della manutenzione dell'impianto. Bene, così il Paolo ci ripeterà questa domanda a tutti, dice: come facciamo per riuscire a prevedere quando fa la manutenzione nel momento giusto, non fuori dalla programmazione, che quello è, diciamo, un concetto che già conosciamo. Ecco, per chi fosse interessato, vi invitiamo anche a partecipare ai gruppi di lingua spagnola e a quello di lingua portoghese che viene erogato dal Brasile, diciamo. Ecco, sì, in questo caso ci mandate un messaggio o per WhatsApp o lasciato su questa pagina, in modo tale che noi vi possiamo inviare l'invito per ricordarsi data e ora. Bene. Perfetto. Okay. Buona serata a tutti. Grazie a tutti mille. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao Giovanna. Ciao. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera, Mauro. Ciao, grazie, buonasera. Ciao, Giorgio. Ciao. Ciao, Giorgio. Ciao, Romeo.